Nei miei due video precedenti ho parlato di come i processi vengono gestiti in un sistema operativo. Tuttavia, vi ho rammanzato un po' la storia, perché le situazioni in cui i processi possono creare i casini sono molteplici. Per rendermi le cose più semplici in questo video, utilizzerò i termini processi e thread in maniera intercambiabili. Quindi, in questo video non farò una vera e propria distinzione perché c'è un casino di roba da spiegare e le cose che dirò alla fine si applicano per entrambi. Lo scopo della vita di un processo è solamente uno, quello di andare avanti, cioè eseguire l'istruzione successiva fino al suo completamento, senza fermarsi mai. Infatti, i processi, come abbiamo visto, possono effettivamente fermarsi in solamente due circostanze. Uno, attendono qualcosa da una periferica, oppure il sistema operativo ha attivato il prerilascio. Se non fosse per questi due motivi, i processi non si fermerebbero mai, andrebbero avanti come un treno. Ma questo accade non perché i processi siano stupidi, ma semplicemente perché è il modo con cui i processori sono fatti, cioè fare andare i programmi avanti. Infatti, all'interno di ogni processore c'è un registro particolare, chiamato Program Counter, che tiene traccia dell'istruzione successiva da eseguire. Come abbiamo visto nei video precedenti, lo scheduler dei processi deve massimizzare l'uso delle risorse del computer, in primis il processore, che deve sempre e comunque lavorare. Quindi, tutto il sistema computer è progettato per far andare avanti l'operazione come un treno e non ci dobbiamo stupire se un processo va avanti come un treno merci a tutta velocità. Seppur l'analogia di vedere i processi come mezzi di trasporto in delle strade è molto usata, io preferisco utilizzare quella dello Jumanji. Vedete i processi come le pedine dello Jumanji, in cui quando vanno avanti, se non stanno attenti, succedono casini. Grossi casini, e tra l'altro, come nel Jumanji, una volta che il gioco è iniziato, deve finire. I casini principali in cui i processi possono andare incontro sono due: le corse critiche, che io preferisco chiamarle le corse pazze, e il deadlock, cioè lo stallo. In questa circostanza, lo scopo del sistema operativo è quello di gestire i processi per evitare che queste due situazioni accadano, mettendo a disposizione delle funzionalità che ne facilitano la loro prevenzione e, quando accadono, di trovare una soluzione per la loro risoluzione, se esiste. Per farla breve, e poi andiamo nel dettaglio, le corse critiche sono degli incasinamenti che accadono tra i processi quando tendono di comunicare tra di essi. I deadlock, invece, accadono quando i processi fanno casini tra di loro e una risorsa, molto spesso una risorsa hardware, ma potrebbe essere anche una risorsa software, non ha importanza. E quindi cominciamo, ma dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati, pinguini, in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi riprendiamo con un altro episodio dedicato a capire e a scoprire la vita interna dei processi. Ma prima di cominciare, come al solito, io vi invito ad iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con tutti i video che porto su questo canale. E inoltre, se volete e se apprezzate i miei video, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete sotto in descrizione. E quindi ricominciamo e parliamo delle corse critiche. Facciamo un esempio che non ha molto a che fare con l'informatica, che ci aiuta a settare un contesto. In passato, tipo circa 100 anni fa, il sistema ferroviario non era del tutto automatizzato come quello di oggi. Quando un treno si fermava a un segnale, infatti se non lo sapete, anche i treni hanno i loro segnali simili ai semafori. Quindi, come stavo dicendo, quando un treno si fermava al segnale, il macchinista doveva scendere e andare in una scatola lì vicina per segnalare alla centrale che in quel punto ci stava lui col suo treno. In questo modo si evitavano gli incidenti, perché i treni non sono come le macchine. Quando si devono fermare, hanno bisogno di tanto spazio. Ma molto spazio. Infatti, se due treni si vedono già ad occhio nudo, è già troppo tardi per fermarsi.
Quindi, quando questo scende, tira una leva e indica: «Ehi, io sto qua!» Così facendo, la centrale può fermare gli altri treni, oppure deviarli nella rete ferroviaria in qualche altro binario, boh, non lo so dove vanno. Tuttavia, aspettare che si fermi il treno, il macchinista, poi deve scendere e recarsi la scatoletta di controllo per segnalare la sua presenza, passa del tempo. E se arriva un altro treno? Nah, non può arrivare. Cioè, alla fine ci vogliono pochi minuti per fare tutto quello che vi ho detto. È accaduto sul serio. Il 28 settembre del 1934, presso Winnick, nel Regno Unito, un treno è stato messo nella stessa linea occupata da un altro treno. In quel momento, il macchinista stava facendo questa operazione, stava scendendo, stava attivando la segnaletica per dire che stava là, ma già quell'altro treno era stato messo nella stessa linea. E quindi sì, si sono beccati. Le cause dell'incidente erano anche delle altre, ma che non è lo scopo di questo video, però diciamo qui siamo in un problema di corse critiche su una situazione reale. Quindi, quando un processo entra in una parte del codice che deve fare dell'operazione a una risorsa condivisa con altri processi, come un'area di memoria, quel segmento viene chiamata regione critica o sezione critica, che è la stessa cosa della linea ferroviaria occupata da un treno fermo. Quindi quel segmento lo possiamo definire sezione critica. E per evitare eventi catastrofici come l'impatto dei due treni, bisogna trovare una soluzione per le seguenti quattro condizioni. Due processi non possono stare entrambi nelle loro sezioni critiche. Questa condizione si chiama mutua esclusione. Cioè, se ci pensate, è ovvio, non puoi avere due treni nella stessa linea in cui uno attende e l'altro gli arriva dietro. La seconda condizione è: non bisogna fare assunzione di alcun genere sulla velocità del processore. La terza condizione è: un processo fuori dalla sua regione critica non ne può fermare un altro. Infine, la quarta condizione è che nessun processo deve attendere all'infinito per entrare nella sua regione critica. E come lo risolve il problema delle corse critiche soddisfando tutti questi quattro requisiti? Ci sono diverse soluzioni che vediamo assieme. Tutte queste soluzioni sono ovviamente soluzioni software, ma che di tanto in tanto hanno bisogno di un piccolo, ma importantissimo, supporto dell'hardware. Ma prima di andare a vedere quali sono queste soluzioni, è bene introdurre un problema classico, ma piuttosto comune, il problema del produttore e consumatore. Supponiamo che un processo produce dei dati e li mette in una struttura dati condivisa, tipo un array, una lista. E dall'altra parte ci sta un altro processo, o più processi chiamati consumatori, che fanno uso di questi dati, messi in questa struttura dati condivisa. Se non abbiamo dei sistemi per sincronizzare la scrittura dei nuovi dati da parte del produttore e la lettura dei dati da parte del consumatore, come vi dico sempre, scoppia tutto, come nel caso del treno in Inghilterra. Un modo per evitare delle corse critiche e per sincronizzare due o più processi è mediante l'uso dei semafori. E ovviamente cos'altro volevamo utilizzare? I semafori vengono implementati mediante una variabile globale che viene inizializzata a zero, che successivamente viene incrementata ogni qualvolta il produttore entra nella sua regione critica e inserisce qualcosa nell'array. Quando il consumatore vuole entrare invece nella sua sezione critica, se il valore di quella variabile è zero, attende, perché non c'è nulla da consumare. L'attesa del consumatore può essere implementata in diversi modi, usando per esempio un ciclo while che controlla di volta in volta il valore del semaforo sia zero, e quando il suo valore cambia, esce dal ciclo e entra nella sua sezione critica. Questo approccio viene chiamato busy waiting, e di solito si tenta di evitarlo, perché spreca tempo della CPU, cioè praticamente c'è un ciclo while che non fa un cazzo, a parte che controllare una variabile. Un altro sistema molto più utilizzato è quello dello sleep and wake up. Il consumatore si mette in uno stato bloccato e quando il produttore esce dalla sua regione critica manda un segnale agli altri, quindi un segnale di wake up, per svegliarli. Quindi possiamo dire: tutto bene fin qua, quindi ci abbiamo una variabile globale, il semaforo, quando il produttore mette qualcosa la incrementa, quando i consumatori consumano la decrementano, siamo tutti felici. No. Il problema di questo approccio è che l'atto di controllare o incrementare o decrementare il semaforo
può essere soggetto a una costa critica, cioè nel senso che se un processo entra nella sua sezione critica e viene rilasciato prima di incrementare o decrementare il semaforo o di fare quello che doveva fare, siamo nella cacca, come prima. E come se ne esce? Bisogna avere un meccanismo che permette di eseguire determinate operazioni, ad esempio quelle che controllano e settano il semaforo, in quello che viene definita in maniera atomica. Cioè dobbiamo avere la certezza assoluta che quelle poche operazioni che devono essere proprio fatte non vengono interrotte in nessuna circostanza dal prerilascio, neanche se sta per scoppiare la terza guerra mondiale. E chi ci dà una tale garanzia? Beh, il nostro amico processore. Ogni processore implementa un meccanismo per eseguire delle operazioni atomiche, quindi evitando il prerilascio o altri impicci. Ad esempio, i processori x86, quindi Intel e AMD, hanno l'istruzione chiamata lock, che fa appunto questo. Un altro metodo per sincronizzare due processi è l'uso dei mutex. I mutex sono semplicemente dei semafori, ma con una variabile binaria piuttosto che una variabile intera. Anziché quest'ultima essere incrementata e decrementata, la si setta o la si resetta, o meglio la si blocca o la si sblocca, o meglio la si mette a true o la si mette a false. Molto spesso semaforo e mutex vengono pure utilizzati insieme. Il problema principale di questi due approcci, quindi dei semafori e dei mutex, a parte tutto quello che già vi ho detto, è che bisogna acquisire il lock prima di entrare nella regione critica e rilasciarlo quando si esce. E quindi possiamo pensare che con i semafori e i mutex abbiamo risolto i problemi della sincronizzazione. Quindi c'è il subprocessore, ci dà il lock, siamo tutti felici e contenti. No, ci sono ancora altri problemi, ci sono solo problemi. Ma si risolveranno mai questi problemi? Proseguiamo. Il problema principale dei semafori e anche dei mutex, perché sono più o meno la stessa cosa, è che bisogna acquisire un lock prima di entrare nella regione critica e rilasciarlo quando si esce. Tuttavia, quando si fa un programma, si può dimenticare di fare una di queste due operazioni, quindi magari si prende il lock ma non se lo rilascia. Ma se fai un programma e ti dimentichi di fare una di queste due operazioni, oppure per esempio prendi il lock del mutex 1 ma poi fai il rilascio del mutex 2 perché per qualche motivo il tuo programma ha bisogno di due mutex, sei fregato! E andare a trovare questi bug e altri problemi simili a runtime è veramente un casino, perché non sempre possono dare problemi. E senza troppa vergogna vi confesso che anche io stesso in passato mi sono macchiato dei reati appena descritti, meno di un anno fa. Per questo motivo qualcuno ha creato i monitor. I monitor sono delle funzionalità ad alto livello messe nei linguaggi di programmazione che sotto sotto usano semaforo mutex o addirittura entrambi, ma sono più ad alto livello, cioè tu crei delle funzioni o dei metodi che permettono di segnalare al compilatore quelle come delle sezioni critiche. Un esempio di questa cosa è, per chi abbia utilizzato Java, la parola chiave synchronized. Il compilatore e la JVM in questo caso faranno automaticamente lock e unlock al posto tuo, evitando che tu lo debba prendere questi lock automaticamente e anche di rilasciarlo. Quindi questo lo si fa per evitare questo genere di casini, quindi casini in cui il programmatore si dimentica di prendere un lock o si dimentica di rilasciarlo. Quindi i monitor non sono altro che dei semaforo mutex ben confezionati. Un altro modo per sincronizzare i thread ed evitare le corse critiche sono le barriere. Lo si usa quando ci sono tanti processi che stanno collaborando sulla stessa cosa, che possono essere implementati con un paio di semafori e mutex. Le barriere sono dei punti in cui i processi si fermano e quando tutti si sono fermati possono ripartire, un po' come appunto la barriera di un passaggio a livello. Il problema di tutte queste tecniche è che funzionano bene quando tutti i processi stanno sulla stessa macchina. E se abbiamo processi invece su due node differenti, cioè su due computer differenti, che facciamo? Vi ricordate quando nel mio video in cui parlavo dei supercomputer, cioè questo video, io dicevo fare un programma che ogni task si occupa di una porzione della simulazione e che i vari risultati vengono, man mano che vengono generati, condivisi fra i processi. In questi casi si utilizza molto spesso il message passing. In questo caso si usa il message passing. Ci sono due funzioni di base che possiamo chiamare send e receive. Possiamo comunicare infatti con due processi messi su due computer diversi e tali funzioni al loro interno utilizzano sistemi di sincronizzazione, come i semafori. Per esempio, OpenMP implementa questo meccanismo
e da quel che ne so è una delle librerie più utilizzate in ambito scientifico per far comunicare due processi che stanno su macchine diverse. Ora che ho fatto tutto questo pippone sulle corse critiche, i semafori, lock, sala madonna, possiamo parlare dei deadlock o degli stalli. Una situazione di stallo è quando un insieme di processi vogliono una o più risorse ma si stanno intralciando a vicenda e quindi nessuno di essi va avanti. E quali sono le risorse? Beh, come vi dicevo all'inizio del video, possono essere risorse hardware, tipo l'uso di una periferica, oppure una risorsa software, che in questo caso possiamo aggiungere un'altra risorsa software, tipo i mutex, siamo sempre là, siamo. Le risorse che possono utilizzare i processi possono essere distinte in due categorie, le risorse rilasciabili e quelle non rilasciabili. Banalmente, quelle rilasciabili sono risorse che, se un processo ne acquista una, il suo prerilascio non causa problemi, mentre quelle non rilasciabili non si possono prerilasciare. A meno che non ci accogliamo che tutti scoppi. Un esempio di risorsa non rilasciabile sono i mutex. È per questo che vi ho fatto una testa così in questo video, per quanto riguarda le operazioni atomiche. Quindi, quali sono le strategie per gestire una situazione di stallo? In generale, sono quattro. Ignorare il problema. Non sto scherzando, sul libro di testo che sto seguendo per questa serie c'è scritto così. Individuazione e recupero. Che vuol dire? Aspetti che il problema accade e quando accade fai qualcosa. Evitare il problema cercando di assegnare le risorse in maniera intelligente, oppure addirittura la prevenzione. Per quanto riguarda la strategia dell'ignorare il problema, io non so come dirvelo, ma esiste l'algoritmo dello struzzo. Non sto scherzando, cioè quello di mettere la testa sotto la terra e fai finta di niente. Ora qui possiamo dibattere quando volete sul fatto che non sia tanto vero che lo struzzo metta la testa sotto la sabbia, ma non è questo il punto. Io sto seguendo un libro di testo e c'è scritto esattamente così. Quindi questo approccio molto avveniristico viene implementato in molti sistemi operativi, tra cui lo facevano in alcune versioni di Unix. E il ragionamento era piuttosto semplice. Se il mio sistema operativo va in crash una volta ogni 6 mesi per colpa di un deadlock, mentre mi crash ogni settimana per via di un altro bug, da sviluppatore mi focalizzo di più per risolvere quel bug che capita più spesso piuttosto che un deadlock che capita una volta ogni morte di papa. Per quanto invece riguarda la seconda strategia, ovvero individuazione e recupero, si prevedono due passaggi. Prima cerco di individuare se c'è veramente un deadlock e quando lo trovo provo a fare qualcosa. Dunque, come si fa a vedere se c'è un deadlock? Quello che si fa è quello di tenere traccia di quale processo ha quale risorse e quali processi aspettano quale risorse. E se trovo una situazione circolare dove il processo A attende la risorsa X, ma la risorsa X è stata assegnata al processo B, che attende la risorsa Y, che a sua volta è stata assegnata al processo A, che al mercato mio padre comprò, posso fare qualcosa. Ma cosa? Ci sono bene o male 3 approcci. Possiamo rilasciare le risorse, ma alcune volte questo non si può fare. Un'altra cosa che si può fare è l'utilizzo dei checkpoint, ovvero dei meccanismi in cui i processi salvano il loro stato periodicamente e possono ripartire da dove avevano lasciato in caso di deadlock. Infine c'è il mio sistema preferito, proprio bellissimo, killare tutti i processi, li facciamo fuori. Per quanto riguarda l'approccio di evitare i deadlock, Dijkstra propose un algoritmo negli anni 60 chiamato l'algoritmo del banchiere. Questo algoritmo evita in qualche modo il verificarsi del deadlock assegnando le risorse in modo tale che non possa accadere, facendo in modo che il sistema operativo funge da banchiere e i processi sono i clienti di una banca e le risorse da allocare sono le varie linee di credito. E quindi come funziona? Per ogni risorsa viene stabilito un limite che i clienti possono richiedere. Tuttavia, questo algoritmo si basa su un'assunzione molto forte. Assume che si sappia quante risorse gli algoritmi devono avere durante la loro esecuzione. Nei sistemi operativi moderni non è previsto che i processi specifichino in qualche modo quanta memoria serve oppure quante volte richiedono la stampante. Man mano che a loro serve le richiedono. Non è che i processi hanno al loro interno un business plan che presentano al sistema operativo e gli dicono guarda a me servono queste risorse prima che loro partano. Infatti da quel che so
magari mi sbaglio qua, ma da quello che mi risulta, nessun sistema operativo moderno utilizza questa tecnica. Finora abbiamo visto le seguenti strategie. Non facciamo nulla, oppure chiediamo i processi cattivi, oppure chiediamo un business plan ai vari processi per vedere quello che a loro serve. Adesso possiamo dare un'occhiata agli approcci preventivi. Gli approcci preventivi si basano sulle condizioni di Kaufman, che lui e i suoi colleghi nel 1971 riuscirono a dimostrare che affinché un deadlock accada devono sussistere quattro condizioni contemporaneamente. Se almeno una di queste due condizioni non si verifica, siamo salvi. Le quattro condizioni sono, ovviamente la prima è la mutua esclusione. Una risorsa può essere disponibile oppure assegnata. Accumulo incrementale. Un processo che possiede almeno una risorsa deve attendere per richiedere un'altra che a sua volta è stata allocata a un altro processo. Impossibilità di prelazione. Le risorse assegnate a un processo non possono essere tolte in maniera coercitiva e si deve attendere finché il processo le rilasci in maniera volontaria. Attesa circolare è di quello di cui parlavamo poco fa. Deve esserci una catena circolare dove due o più processi attendono una risorsa assegnata a un altro processo presente in questa catena. Dunque, per prevenire gli stalli, se facciamo in modo che almeno una di queste condizioni non si verifichi, siamo salvi. Come possiamo evitare la condizione di mutua esclusione? Prima vi ho detto che il rilascio forzato di una risorsa può portare a comportamenti piuttosto gravi. Figuriamoci assegnare la stessa risorsa a due processi contemporaneamente, sarebbe un macello. Immaginate due processi che stampano allo stesso momento, proprio sarebbe il caos. Tuttavia, si può fare qualcos'altro. Avete mai sentito parlare dello spooler di stampa? Spool sta per Simultaneous Peripheral Operation Online, dove si intende una tecnica in cui i dati mandati a una periferica non vengono effettivamente mandati alla periferica, ma vengono tenuti temporaneamente in un buffer ed è poi il sistema operativo a occuparsi di mandarle alla reale periferica. In questo caso è la stampante. Quindi cosa significa? Dal punto di vista del processo è tutto fatto, anche se in realtà non è stato ancora stampato nulla. Sarà poi lo spool di stampa a occuparsi effettivamente di inviare tutto alla stampante e noi così otteniamo il nostro simpatico PDF stampato. Ovviamente non tutte le risorse possono essere gestite in questa maniera, ovvero con l'uso di un intermediario. Un esempio lampante è la memoria. Tuttavia, per molte risorse si può fare ed è già qualcosa. Possiamo evitare invece l'accumulo incrementale? Beh, evitare l'accumulo incrementale è bene o male la stessa cosa abbiamo visto poco fa con l'algoritmo del banchiere. Un processo dichiara all'inizio tutto quello che serve e quando le sue risorse sono disponibili, il processo parte. Tuttavia, spesso, come vi dicevo, un processo non può sapere in effetti se stamperà e quante volte stamperà. E non possiamo fare niente neanche per la terza condizione. Non possiamo forzare il prelascio di risorse. Lo abbiamo visto poco fa. Cioè, non funziona, scoppia tutto. Possiamo invece far qualcosa per evitare il verificarsi della quarta condizione, ovvero le attese circolari? Sì e anche no. Un approccio semplice è quello di consentire a ogni processo di allocare una risorsa per volta. Tuttavia, non funziona. Immaginate se un processo deve spostare un file dal disco A al disco B. Dovrebbe prendere possesso di due dispositivi. Certo, possiamo usare uno spooler. E cosa accade se tale processo deve spostare file grandi? Il buffer degli spooler non è infinito. Io stesso per questo canale sposto file enormi dalla mia SD all'interno del mio hard disk. Tuttavia c'è un algoritmo che è quello di enumerare tutte le risorse allocabili di un sistema operativo da 1 fino a N. E un processo può allocare tutte le risorse che vuole fintanto che queste vengano richieste in ordine crescente. Esempio, un processo può richiedere la risorsa 1, 3 e 5 ma arrivato a quel punto non può richiedere la risorsa 2 prima di aver rilasciato quelle che è già allocato. Con questo approccio si dimostra che un deadlock non può accadere mai. Tuttavia, trovare un ordine di risorse che soddisfi tutti è impossibile. La stampante la mettiamo come numero 1, la disco come numero 2, cioè boh. Quindi, qual è l'algoritmo migliore per evitare i deadlock? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e se siete arrivati fino a questo punto
Io non posso far altro che ringraziarvi per la vostra attenzione. Qualora non l'avete già fatto, vi consiglio come al solito di iscrivervi al canale, di lasciare un like, condividere questo video e se volete potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Prima di lasciarvi, io vi rimando come al solito agli altri video che porto su questo canale, tra cui quelli di questa serie, e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kiko!